Noi stiamo lavorando in tutto il mondo. Il più grosso problema non è la tecnologia già esiste. La tecnologia è solo, il problema è solo di metterla insieme, quello l'abbiamo fatto negli ultimi 4 anni. Quindi siamo pronti per costruire la prima versione. Ci sarà un giorno una versione 169, ma in questo momento la prima versione è pronta per costruire. Il più grosso problema sono le regolazioni, le leggi. Non è un treno, non è un aereo. E quindi vanno fatte completamente delle nuove leggi. E lì ti servono i politici. Quindi lì hai bisogno del governo. Ora, perché noi non siamo un'azienda normale, ma siamo un movimento, abbiamo la fortuna di essere non solo un'azienda globale, ma siamo locale nello stesso momento. Siamo un'azienda americana, ma nello stesso momento siamo spagnola, o indiana, o siamo italiani, o cinesi. Abbiamo gente in praticamente tutto il mondo e stiamo parlando con tantissimi governi, quindi in questo momento abbiamo fatto dei accordi con il governo della Slovacchia, per esempio. In Cecoslovacchia stiamo facendo uno studio di fattibilità tra Praga, Brno e Bratislava. In Francia il governo di Toulouse ci ha dato una casa, un edificio di 3.000 metri quadri e un'area esterna per creare un nostro centro di ricerche. Gli Emirati stiamo lavorando con la famiglia royale, abbiamo appena finito il primo studio di fattibilità insieme a un governo. E il Sheikh Falah bin Zayed Al Nahyan, il fratello dell'imperatore degli Emirati, fa parte della nostra azienda, il nostro sponsor ufficiale. In India abbiamo firmato e stiamo facendo ora un studio di fattibilità con un'area dove vogliono costruire. In Sud Corea il governo ha deciso di creare un Hyperloop e ha creato un consortium, e noi stiamo dando in licenza la nostra tecnologia. E ci sono tantissimi altri progetti che sono in ballo, a cui stiamo lavorando per muoverlo e portarlo avanti. Abbiamo l'unica opportunità di creare un sistema di trasporto nella maniera in cui lo faresti nel 2018. E quindi chiediamo delle domande, no? Domandiamo tutto. Se non ci fosse niente, come lo faresti oggi? È un biglietto la cosa giusta per pagare per il trasporto, o ci sono altri modi in cui puoi fare dei soldi? Per cui se tu hai una maniera per guadagnare che dove guadagni di più la persona viaggia, alla fine il biglietto sarebbe negativo, quindi useresti il biglietto soltanto per regolare la domanda. Praticamente pensa di usare il trasporto come il marketing e poi monetizzi il tempo che il passeggero passa all'interno del veicolo, che se sia l'Hyperloop o la macchina o l'aereo o il treno, non importa. Però possiamo pensare completamente a nuovi servizi e quello cambia completamente anche come viviamo il trasporto oggi. Io non credo che il biglietto sia il modo più giusto per guadagnare dei soldi. Nel 1800 qualcuno ha detto: va, il treno lo facciamo pagare con un biglietto, però oggi ci sono tantissimi altri modi. Non credo che, cioè, non, nessuno veramente gli piace di stare nei sedili piccolissimi o di essere trattato come animali quando siamo all'aeroporto. Abbiamo la tecnologia, abbiamo l'innovazione, possiamo fare molto meglio.